L'arte di plasmare l'argilla per produrre oggetti in terracotta di arredo e di uso domestico affonda le radici secolari nel territorio intorno a Firenze e in particolare nella zona di Impruneta. Con la parola terracotta si indicano i prodotti ottenuti dall'essiccazione e dalla seguente cottura in forno dell'argilla precedentemente modellata. Le prime testimonianze risalgono al periodo neolitico. Apprezzata dagli Etruschi in epoca romana, la terracotta fu impiegata in larga scala al principio del Rinascimento. I grandi protagonisti del 400 che utilizzarono la terracotta di Impruneta furono scultori come Lorenzo Ghiberti, Donatello, Luca della Robbia e Filippo Brunelleschi, il primo architetto che richiese per i propri edifici rilievi plasmati in terracotta. Anche la pratica della terracotta dipinta e invetriata ebbe il suo naturale luogo di azione nelle vitali e dinamiche botteghe rinascimentali. In seguito a questa grande e florida stagione, l'arte della terracotta si è tramandata attraverso le botteghe artigiane nei secoli successivi fino a far divenire il rosso terracotta il colore predominante di gran parte delle città toscane. La terracotta è stata ampiamente utilizzata anche per la conservazione degli alimenti. Fino a qualche decennio fa le cantine delle fattorie toscane erano colme di grandi orci in terracotta, provenienti dalle fornaci di Impruneta contenenti l'olio d'oliva. Dai tempi della Magna Grecia, l'uomo ha utilizzato la terracotta per la conservazione e il trasporto del vino. Le anfore arrivate con i Greci e ampiamente diffuse in Italia dagli Etruschi sono stati i primi veri contenitori per il succo d'uva fermentato. Lo stretto legame tra vino e terracotta è tutto racchiuso in un percorso naturale, basato sulla straordinaria capacità di isolamento termico della terracotta, che grazie alle sue speciali caratteristiche chimico-fisiche permette una perfetta conservazione del vino. La fornace Artenova ha deciso di approfondire il possibile rapporto fra la terracotta di Impruneta ed il vino, mettendo in produzione una serie di contenitori realizzati in maniera artigianale, finalizzati ad un uso professionale attraverso la consulenza di vari esperti. La costruzione manuale di una grande giara in terracotta richiede una notevole esperienza. L'argilla, dopo essere stata plasmata e resa compatta per eliminare bolle d'aria che potrebbero creare problemi durante la cottura, viene stesa e battuta su una tavola di legno. Si realizza così la famosa fondazione del vaso, cioè la base su cui iniziare la costruzione. L'artigiano provvede alla lavorazione dell'anfora, avvalendosi della tecnica detta a colombino, dove vengono manipolati e poi sovrapposti i cilindri di argilla detti lucignoli. L'uno sull'altro vengono compressi con le mani, in modo da aderire strato su strato.
Il vaso viene tirato su fase per fase affinché non vi siano cedimenti. Una volta saldati i cordoni di argilla, le mani di Giuseppe Parisi, attraverso costanti e precisi movimenti, ripuliscono e lisciano le pareti del vaso, che comincia pian piano a prender forma. Una canna con un chiodo infilato scorre lungo il bordo superiore, pareggiandolo ed eliminando i riccioli superflui. Utensili semplici, primitivi, utilizzati per secoli, senza tuttavia avvertire la necessità di sostituirli con tecniche più moderne. Anche diametro e altezza vengono costantemente misurati per garantire una crescita dell'anfora armoniosa e regolare. Sono ancora le mani, con l'aiuto di una forcina, a forare l'argilla per preparare gli alloggi dei raccordi di scarico. Una fase delicata che, se male eseguita, può pregiudicare definitivamente la tenuta ermetica della giara. Solo a cottura ultimata è possibile verificare se questo matrimonio fra terra e acciaio è ben riuscito. Dopo diversi giorni di paziente lavoro, l'anfora comincia ad assumere la sua forma definitiva. Si iniziano le rifiniture. Un altro lucignolo serve a definire il bordo superiore, che deve essere solido e ben proporzionato. Viene strisciato con decisione per ammorbidire gli smussi e rendere omogeneo lo spessore. Thank you.
La data incisa nella creta costituisce un dettaglio importante che ha permesso di riconoscere e datare i meravigliosi manufatti che impreziosiscono il paesaggio toscano. Saranno l'aria e il fuoco ad ultimare il lavoro. L'essiccazione avviene in un apposito locale, detto essiccatoio, mentre sarà il forno di cottura, con una temperatura attorno ai 1000 gradi, a conferirle il tipico colore della terra cotta in prunetina. Il tempo di essiccazione, che varia da 1 a 3 mesi, dipende dalle condizioni climatiche stagionali e dalle dimensioni del manufatto. È stato inoltre messo a punto uno speciale sistema di chiusura dell'anfora, il quale ci consente di isolare completamente il vino dall'ossigeno. La chiusura di acciaio inox e i rubinetti per lo scarico parziale e totale garantiscono la stessa funzionalità tipica delle vasche enologiche tradizionali. La terracotta e il vino, due elementi che hanno navigato i secoli accompagnando lo sviluppo dell'umanità e che hanno scoperto di avere uno stretto e proficuo legame.